Ma sì. Grazie per attendermi. Il resto. ¿Qué le parece? Hay más de 250 empresas privadas haciendo por catálogo, más de 30 solo en televisión. Vamos. Non parlo con gli economisti, mai. È una perdita di tempo. Farò un'eccezione con lei perché mi sembra un cattivo economista. Ascolti, io in realtà non sono un economista. Questa è la regola. Io parlo, lei ascolta. Niente domande. Non conosco il suo caso, ma capisca questo. C'è solo un caso, una sola situazione. Quindi non mi faccia perdere tempo. Se fa attenzione, forse impara qualcosa. Staremo alle regole, così faremo più in fretta. Qualche obiezione? Bene, allora cosa vuole? Voglio sapere. Io ho le galline e lei i pomodori. Io voglio pomodori e lei le uova. Che facciamo? Uno scambio. Un semplice scambio. Per esempio, un uovo per ogni pomodoro. Così erano le cose all'inizio. È chiaro che i suoi pomodori a volte erano buoni, a volte no. O se volessi comprare un cavallo e non abbia molto chiaro quante uova mi servano? Ma se prendiamo come riferimento, per esempio, un po' d'oro. L'oro è bello. Luccica e non ce n'è molto ed è prezioso. Così possiamo fare una tabella di conversione. Se una dozzina di uova valgono una pepita d'oro e un cavallo 100 pepite, è facile capire che un cavallo equivale a 100 dozzine di uova. Semplice, no? L'oro si converte così in moneta di scambio. Per semplificare. Come non possiamo comprare un cavallo con le uova, si cambiano le uova in moneta e si aggira l'ostacolo. Bello, vero? Questo è il primo passo. Tutto è più o meno uguale all'inizio, solo che ora abbiamo bisogno dell'oro per comprare le cose che non produciamo. Latte, carne, vestiti, attrezzi. Infine, la persona che ha creato il sistema ha un edificio. Un posto dove l'oro viene immagazzinato e dove noi lo possiamo ottenere. Quella persona è un altruista, certo. Non ci vuol vendere l'oro, gli basta prestarcelo. Per esempio, a me dà 10 monete e me le lascia in prestito per un periodo di 12 mesi. Mi chiede solo un piccolo interesse, è logico. Mettiamo che sia il 10%, così lui rischia il suo oro e io non rischio nulla. Perciò lui avrà bisogno di una garanzia nel caso che io non rispetti l'accordo. Le spiacerebbe sbattere un po' di più quelle arance? Sono per una spremuta. Nel suo caso, se lei vuole dell'oro, le ipotecherà il suo orto. Così l'uomo le presta 10 monete d'oro in cambio delle sue carote? No. No. Lei rimane con la sua produzione di carote e pomodori.
Non si deve disfare di nulla e può continuare a commerciare. Deve solo restituire alla banca 11 monete d'oro dopo un anno, le 10 che le hanno prestato più l'interesse. Come farà? Beh, ho l'orto e posso vendere tutti i miei prodotti. Lei ha un anno di tempo e se non mantiene l'accordo, la banca si prenderà il suo orto, d'accordo? Qual è il problema? C'è un problema? Non c'è problema. Qual è il problema? Immaginiamo che la banca possieda un totale di, diciamo, 100 monete d'oro. Che è la quantità totale d'oro esistente, 100 monete, non una di più. Oltre al buon uomo, esistono altre 10 persone. Lei, io, un fabbro, una sarta, un poliziotto e via dicendo. 10 persone in totale. Tutti abbiamo bisogno di oro per comprare e tutti abbiamo chiesto un prestito. 10 monete ciascuno, per un totale di 100 monete. Si è perso? Certo che no. Il banchiere ci ha dato tutto il suo oro, con assoluta generosità. In cambio di cosa? Un semplice 10%? Una monetina per persona? È giusto. Però? Infatti, però, secondo Pitagora abbiamo un problema. Se in 12 mesi dobbiamo pagare 11 monete ciascuno, da dove le prendiamo? 11 monete per ognuno fanno 110 monete. Questo significa che ci sono 10 monete di interessi che non riusciremo mai a pagare. Mai, qualunque cosa accada. Non ci sono problemi. La banca è stata creata per facilitare le cose, non per complicarle. C'è una soluzione ragionevole, non si preoccupi. Pagatemi solo gli interessi, una moneta ciascuno. Vi aspetterò. Il prossimo anno pagherete la quantità prestata inizialmente. Le prime 10 monete, insomma. Avanti. Ciò nonostante, se paghiamo una moneta ce ne rimarranno 9. 9 ciascuno. Allora se ancora dobbiamo pagare 10 monete. Alla fine dell'anno ci ritroveremo con lo stesso problema e in più avremo meno denaro. Esatto. Una moneta in meno rispetto allo scorso anno. Se andiamo avanti così per altri 10 anni, sempre che ci lascino pagare solo gli interessi, alla fine rimarremo senza niente. Spariranno tutte le monete. E nonostante tutto, avremo ancora il debito iniziale da pagare. La banca avrà recuperato tutto l'oro. Noi non avremo nulla ed avremo ancora il debito iniziale da pagare. 100 monete tra tutti noi, che non potremo pagare mai, semplicemente perché non esistono. Cosicché perderemo le terre, il bestiame e gli alimenti che abbiamo ipotecato all'inizio, come garanzia, 10 anni fa. In 10 anni la banca riavrà tutti i suoi soldi, più tutte le nostre proprietà, mentre noi non avremo niente, assolutamente più niente, come dire che in pratica saremo diventati schiavi della banca. E perché? Per niente. E in cambio di niente.